Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, eccomi di nuovo qua, io sono Maxi e questo è un glitch che ci permetterà di avere i cerchi cromati gratis, diciamo, free. Come fare? Dobbiamo, allora, innanzitutto vi faccio vedere dove si trova. Andate a statistiche, ricompense, bonus e poi andate a cercare i cerchi e vedete che ci sono dei cerchi cromati che si sbloccano con una cattura, gli sport e i lowrider, mi sembra che si chiama, sì, lowrider. Allora, per fare ciò è abbastanza semplice, non dobbiamo fare tutte queste catture del cazzo che ci richiede il gioco, diciamo. Abbiamo un sistema migliore. Allora, cosa facciamo? Andiamo nel creatore e andiamo a creare una cattura, ragazzi, una cattura normale. Mettiamo un nome alla cazzo di cane, una descrizione alla cazzo di cane e tutto il resto come la sto creando io, ragazzi, né di più né di meno. Fate tutto alla cazzo di cane, perché comunque dopo non andremo a pubblicare questa cattura, perché non servirà a pubblicare la cattura, che una volta fatto il glitch la cattura possiamo anche non pubblicarla. E dobbiamo mettere tutto quello che ci richiede, voi impostate tutto come sto impostando io, ragazzi, e il gioco è fatto. Una volta che abbiamo impostato tutto, non dobbiamo fare altro che provare questa cattura. Ogni volta che noi diciamo andremo a provare questa cattura, sia dalla squadra 1 che dalla squadra 2, il gioco ci darà buona, diciamo, questa cattura, ce la calcolerà come una cattura che noi avremo giocato, come delle borse che noi avremo portato, ma effettivamente non abbiamo mai portato, e quindi andremo a sbloccare quelle ricompense bonus che sono, diciamo, il cerchio sport cromato e il cerchio lowrider cromato. Allora, una volta fatto ciò, come vi ho detto, impostate tutto, impostate il limite di trasporto 8, insomma mettete tutto al massimo, mettete due giocatori come avete già visto, mettete, piazzate queste 8 valigette come state vedendo e andate a giocare. Niente di più semplice, andate a provare e adesso vedete, dovete fare solo questo, ragazzi, raccogliere queste valigette e portarle al punto. Lo fate con una squadra e con l'altra squadra. Ogni volta che voi fate questo giochino, il gioco ve lo calcolerà come una cattura effettuata in pratica, e quindi non avrete bisogno di fare nient'altro, insomma vi ritroverete tutto sbloccato. Io non so se vi ricordate, all'inizio io avevo 4 su 50 o 4 su 100, insomma in tutte e due i casi comunque sia erano 4 solo sbloccate, perché l'avevo sbloccate prima per vedere come funzionava questa cosa, questo glitch, se funziona, se non funziona, se era un caso, perché magari poteva essere un caso o magari avevo già fatte io, e invece no, questo metodo funziona perfettamente per sbloccare quei due contenuti, diciamo. Una volta che noi abbiamo ripetuto tutte le volte che vogliamo questo procedimento, nel caso degli sport mi sembra 50 volte, nel caso dei lowrider 100 volte o viceversa, adesso non sto lì a ricordarmi bene, però comunque noi dovremmo ripetere questa cosa 100 volte, insomma, no? Come si faceva per le acrobazie folli nella gara apposita, qui noi dobbiamo ripetere per 100 volte questo procedimento. Una volta fatto questo, usciamo dal creatore senza salvare nulla e andremo a controllare il nostro contenuto, no? Io adesso vado a creare una sessione solo in video al volo e niente, quando torneremo in sessione andremo a controllare la ricompensa, se ci è stata data,
e sì, abbiamo sbloccato le cose. Io adesso in questo caso non ho sbloccato, perché comunque ne ho fatte pochissime, ne ho fatte come potete vedere in basso a sinistra mi sta dando delle ricompense in RP, che significa che le catture che io ho fatto dice che comunque me le sta contando. Adesso andiamo a vedere, andiamo a statistiche, andiamo a ricompense, andiamo a bonus, ragazzi, e andiamo a controllare. E come potrete vedere, io, come ho già detto prima, ne avevo 4 su 50 e 4 su 100 e adesso ne ho 10 su 50 e 10 su 100. Quindi ragazzi, sfruttate questa cosa finché potete, io penso fino al prossimo aggiornamento, perché dopo penso che la patcheranno, quindi sfruttate in fretta questo glitch per sbloccare magari solo due cerchi cromati, però già è molto. E quando andrete allo Santos Custom non dovrete pagare questi contenuti, ragazzi. Niente, per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti!